Amici di Telemolise, di Viaggio Molise, bentornati a questa nuova puntata. Oggi il nostro viaggio torna a fermarsi a Montagano in occasione della seconda giornata della 18ª edizione della Festa del Pomodoro. In questa occasione tante le iniziative, un approfondimento tematico, protagonista ovviamente il pomodoro, tema centrale la biodiversità e poi la sagra, ovviamente proseguendo con il protagonista, ovvero il pomodoro, e poi tanta musica con Spedino Moffa. Noi di Viaggio in Molise abbiamo seguito questa intensa giornata qui a Montagano e per non perdere questo appuntamento vi invitiamo a restare in nostra compagnia. Incontriamo Domenico Vitullo, componente Commissione Deco. Ecco, torna il consueto appuntamento con la Festa del Pomodoro, una festa giunta alla 18ª edizione. Torna anche l'approfondimento tematico. Sì, come ogni anno è diventato un appuntamento fisso e come ogni anno cerchiamo di sviluppare un tema differente. Quest'anno il titolo di questo approfondimento è appunto Colture eroiche a salvaguardia della biodiversità, il caso del pomodoro di Montagano. Abbiamo avuto tanti ospiti e abbiamo pensato a questo titolo perché effettivamente il pomodoro di Montagano si ascrive a quelle che sono le colture eroiche a tutti gli effetti, perché è una coltura che soffre l'abbandono, è una coltura che viene coltivata appunto ad elevate altitudini, in montagna o in alta collina, è una coltura che non si presta alle cure colturali di altri pomodori da industria che sono insomma fratelli del pomodoro di Montagano e soprattutto da basse. Quindi tutto questo messo insieme fa sì che il pomodoro e anche gli agricoltori, gli imprenditori agricoli del nostro territorio che coltivano pomodoro di Montagano sono delle persone eroiche a tutti gli effetti. Queste colture eroiche sono a salvaguardia della biodiversità perché, come abbiamo sentito dalle tante relazioni, la biodiversità è da tutelare e quindi il pomodoro di Montagano è un piccolo tassellino nel vasto panorama della biodiversità vegetale del Molise. È stato un incontro molto interessante, partecipato, apprezzato da tutti i presenti. Sono venuti fuori degli spunti di riflessione davvero molto interessanti. Sì, davvero molto interessanti. Abbiamo parlato insomma di biodiversità agronomica in senso stretto, abbiamo sentito parlare di biodiversità legata ai cambiamenti climatici, abbiamo sentito parlare farmacisti e medici che hanno insomma abbinato la biodiversità vegetale alla salute umana e alla possibilità anche di sviluppare o evitare di sviluppare malattie se si consumano prodotti insomma autoctoni come il pomodoro di Montagano. Abbiamo sentito parlare di biodiversità salvaguardia del paesaggio, quindi davvero ci sono stati tantissimi spunti di riflessione e spero che il pubblico intervenuto, le persone che hanno partecipato con noi questo pomeriggio, siano rimasti soddisfatti appunto da questo incontro. Viene sempre più attenzionato il pomodoro di Montagano, le sue proprietà, importante appunto soprattutto la commissione Deco. Sì, è importante, come detto diverse volte, un appendice, un braccio operativo del comune, dell'amministrazione, perché è composta da tante figure con diverse competenze, quindi ci sono tecnici di diversi settori che insieme cercano di progettare e programmare degli interventi mirati sul pomodoro di Montagano e per poter sviluppare dei progetti più ambiziosi. Infatti stiamo portando avanti e speriamo di riuscirci nel breve termine un progetto sui distretti rurali del cibo che possano coinvolgere sempre più gli attori, i protagonisti del nostro territorio, quindi gli imprenditori agricoli e le aziende, a uniformarsi, a fare rete per poter insomma accedere anche a misure di finanziamento importanti. Hai concluso il tuo intervento con una citazione di Guerra. Sì, è una citazione insomma importante. Tonino Guerra dice che
non si può andare avanti nel futuro se non giriamo la testa verso il nostro passato, ed è proprio così, perché il pomodoro di Montagano, così come abbiamo sentito stasera, così come deriva da tante vicissitudini, è sul territorio di Montagano da quasi due secoli. Quindi noi, per poter progettare il futuro, dobbiamo girarci con la testa al passato e cercare, insomma, di superare dei gap per ampliare ancora di più la sperimentazione e la salvaguardia di questo prodotto. Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano, un incontro, un approfondimento tematico dove protagonista il pomodoro, ed è venuta fuori una discussione molto interessante. Sì, come ogni anno. Oramai da qualche anno organizziamo all'interno della Festa del Pomodoro anche questo momento così di approfondimento tematico su argomenti di interesse legati comunque al mondo produttivo, agronomico e agricolo. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto una tavola rotonda sui distretti del cibo, sui biodistretti. Quest'anno abbiamo affrontato il tema della biodiversità, legato comunque alla presenza di colture eroiche, come sono state definite dai relatori, quali il pomodoro di Montagano, che contribuiscono a, appunto, salvaguardare gli ecosistemi, e con ricadute poi positive per anche, voglio dire, tutto l'ecosistema, gli esseri umani che si cibano di questi prodotti, e per un discorso legato anche a un equilibrio giusto degli ecosistemi, quindi delle specie non solo vegetali ma animali, e poi dell'uomo in sostanza. Ha voluto lanciare un messaggio che la festa possa crescere sempre più per far sì che diventi un'occasione sempre più importante per Montagano e per il prodotto di eccellenza. Sì, perché lo spunto è dato dal fatto che comunque era la 18ª edizione quella che stiamo vivendo in questi giorni, quindi ho detto così a mo' di battuta che è diventata maggiorenne la festa, e quindi con la maggiore età si devono acquisire anche delle maggiori responsabilità e guardare anche con un occhio diverso al futuro e con prospettive diverse. Credo che questa festa abbia prodotto tanto negli anni, però sicuramente c'è sempre da migliorare, e sono sicuro che ci sono degli obiettivi ulteriori che ci possiamo porre. Farla diventare una festa anche più partecipata, di quanto non sia già in effetti, e quindi un momento non solo per celebrare il prodotto tipico di Montagano, il pomodoro, ma un momento per essere anche un'occasione di una vetrina per l'intero territorio di Montagano, quindi non solo del prodotto pomodoro ma di tutto il comune del nostro territorio. Il pomodoro di Montagano ha delle caratteristiche particolari, una cultura quindi da salvaguardare. Il comune lo sta facendo e il lavoro fatto negli anni dall'amministrazione comunale lo dimostra. Sì, fa la sua parte, quello che è nelle sue possibilità sicuramente. È un prodotto che sì, ha delle proprietà particolari, eccezionali, che sono state adesso anche certificate nell'ambito di lavori di studio, di approfondimento specialistico fatti da laboratori accreditati. Quindi è venuto fuori che in effetti è un cultivar particolare, e dalle straordinarie proprietà
anche come dire, positive per la salute dell'uomo. Pensiamo al licopene contenuto in maniera molto massiccia nella buccia, in particolare del pomodoro, che è un antiossidante per eccellenza, come è stato detto anche egregiamente dai relatori nel corso del convegno. Quindi un alimento buono, gustoso, che si presta, anche versatile, che si presta in cucina in vari modi e che contribuisce al benessere umano e alla salute.